Che presa! Che presa! Altro unboxing, Marco? Unboxing di cui non so nulla. Fai tutto tu? Io sono un po' metà. ACBC, Anything Can Be Changed. ACBC. Azienda italiana? Altra azienda italiana? Altra azienda green. Altra azienda green, ecosostenibile. Altra azienda green. Si vede dal colore delle scritte. Presumo sneakers. No, sì, di quello non sono sicuro. Non sei sicuro, penso proprio di sì. Fanno sneakers sicuramente, quindi spero, credo ci abbiano mandato una sneakers da unboxare. Direi di andare a vederla, ragazzi. Cosa ne pensate? Marco, hai qualcosa da dire? Tanto che unboxo, parlaci della ACBC, ACBC, Anything Can Be Changed. È nata da poco, nel 2017, da Kickstarter. Kickstarter, ok. Ha avuto subito già su Kickstarter un buonissimo successo e, come dicevamo, utilizza materiali ecosostenibili. Quella è la cosa che andremo a vedere. E soprattutto un'azienda italiana. Soprattutto tutto. Cerchiamo di dare sempre più voce alle aziende italiane, ci teniamo molto. Packaging, devo dire, notevole. Allora, parte il box qua, abbiamo un primo box ACBC arancione e un altro verde. Sembrano scarpe, Marco, dai, eh? Sì, sono tutte le scarpe. Andiamo a vederle nel dettaglio, dai, Marco, facciamo un bel unboxing. Partiamo dal box verde. ACBC, Anything Can Be Changed, ACBC. Qui vediamo subito che, appunto, ci si butta sui materiali riciclati e ecosostenibili. Abbiamo all'interno il nome del modello, che si chiama Evergreen Hemp, canapa. Quindi è di canapa. Canapa. ACBC. Direi partiamo dal box verde e andiamo a vederla. Eccola qua, ragazzi. Bella. C'ha un non so che di Cactus Jack vibe, no? Le scritte. Un po'... ricordo un po' l'Air Force One... Travis Scott, no? C'è un po' qualcosa. Un po' dell'ora, Marco, sì. Illustramela, intanto io ve la faccio vedere. Partiamo dal top, che è molto traspirante, Marco. In che materiale è fatto? Che il top è quello di fibra di canapa. Appunto, fibra di canapa, tutto il top. Abbiamo la nostra scritta Anything Can Be Changed. Tutto può essere cambiato. Vediamo la tua box, anche qui. Bella morbida, traspirante. Abbiamo tutti i nostri lacci che sono belli. Mi piace così, questo look. È un po' cotone. È in cotone, bene. La parte qui in alto della linguetta abbiamo la scritta ACBC Evergreen, ACBC Evergreen, eccola qua. Scritta richiamata anche qua dietro. Scritta richiamata anche all'interno nella soletta. Soletta che è esternamente in sughero e sotto internamente, cosa è fatta? Perché è bella morbida. Deve essere qua. Anche quello... la cicciotta. Materiali riciclati, quindi per la nostra soletta, per la parte sotto che dà proprio questo cushioning, questo foam, e la parte appunto superiore è in un bel sughero. Devo dire molto morbida anche la parte qui interna della scarpa, che in che cos'è, Marco? Che è sempre cotone. Sempre cotone organico. La midsole ha dentro tutti questo sparkling, questi puntini, perché è in materiale qui riciclato. Materiale riciclato, sì. Esatto, in gomma riciclata, e anche l'outsole ha dentro tutti questi pallettini che vanno a richiamare un po' appunto questo riciclo. E il look è molto, molto figo, secondo me, bello. Ricorda un po' appunto questa vibe di Travis Scott, devo dire, quasi. Non dimentichiamoci, Marco, che viene anche con un secondo laccio in cotone bianco. Quindi se non vi piace il look corda, abbiamo anche il laccio bianco in cotone, molto morbido e leggero. Senti, è leggerissimo. Ma sospende. Okay, quasi vola. Passiamo al box arancione, sempre CBC. Vediamo il simbolo del riciclo qui all'interno con la A di ACBC. All can be changed. Sul fondo del box troviamo l'immagine della Terra con una scritta. Tutto verso l'ecosostenibilità, giustamente. Questo modello, ragazzi, si chiama Green Trek e andiamo subito a vederlo. Una scarpa un po' più quasi da ufficio, però al tempo stesso piace a Pedro questa qua molto, secondo me. Potrebbe fare anche un po' da appunto trekking, sì. Non so se il nome Green Trek sì, perché comunque vedete ha un buon grip, la punta ricorda un po' le Daddy Shoes, ricorda un po' l'Easy 700, secondo me ha anche un non so che di Puma quasi, no? Mi dici tu? È un buon ibrido, sì. Un RS quasi, non so. Interessante però, ragazzi, come è stata costruita, perché sono state utilizzate per questa scarpa 8 bottiglie di plastica riciclata PET e ci fa presente appunto qui nell'etichetta che è stato risparmiato il 75% di CO2 per la costruzione di questa scarpa, quindi veramente un occhio, un'attenzione particolare all'ecosostenibilità
sempre più importante, all'ambiente. Sulla linguetta troviamo la scritta ACBC, chiedo se la leggi tu Marco perché la vedo al contrario. Green Tech, made with post consumer recycling materials, okay. Quindi fatto con materiali riciclati, te lo dice lei stessa. Andiamo a vedere, guarda, anche all'interno, bello, all'interno della linguetta troviamo il simbolo delle 8 bottigliette, 8 bottiglie di plastica utilizzate per costruire la scarpa. Andiamo a vedere un po' il top, è in questo blu elettrico con questi richiami di rosso. Il top è appunto fatto in queste, con queste materie, questi materiali riciclati, queste bottiglie di plastica riciclate, quindi anche tutti gli inserti. Andiamo a vedere la midsole, che Marco, in che materiale è? Tu che leggi? Gomma, ok. E l'outsole, quindi la suola, anche qui in gomma naturale. Esatto, dicevi. Sì. Gomma naturale. Qui dietro continua tutta la suola fin qua in alto con questo grip. Troviamo la nostra scritta ACBC, ACBC. Andiamo a vedere la soletta in questo caso, che ci trova, ci sono anche delle scritte. Non è più in sughero qui. Non è in sughero questa, ma è fatta in materiali riciclati. È fatta da altre solette riciclate, sì. Altre solette riciclate, troviamo la scritta ACBC is on a mission to improve the conditions of the planet and the people. Quindi è una missione per migliorare le condizioni del pianeta e delle persone che ci vivono. Bene ragazzi, sempre più contenti di dare voce a realtà italiane, voce appunto a aziende che utilizzano questo tipo di materiali, quindi che vanno verso l'eco, verso il green. Molto contenti, mi piace molto questa come look, più di questa, se dovessi scegliere andrei su questa. Anzi, andrò a vedere anche il sito, lasciamo qui sotto il link del sito, Marco. Ci sono tanti altri modelli differenti. Assolutamente. Ho notato all'interno di questo box che appunto dice Based in Italy, Design in Milano, quindi sono di Milano, e chiedo di seguirle appunto su Instagram, ACBC Concept, e quindi vi lasciamo qui sotto il loro Instagram, andate a seguirli ragazzi, se siete interessati scrivetegli pure. Lasceremo qui sotto anche un codice sconto, Marco, che con cui i ragazzi potranno, se sono interessati, andare ad acquistare con uno sconto queste sneakers. Quindi trovate tutto qua sotto in box, Marco poi glielo metti tutto qui in box, mi raccomando, tutto preciso. Fatti sapere ragazzi quale preferite due modelli, hanno anche altri modelli ovviamente. Sì, molti altri. Quindi sì. Scegliete il vostro stile, guardate quello che vi piace di più e vi lasciamo un fit review, Marco adesso le prova, così vedete come calzano e niente, vogliamo la vostra opinione qua sotto, andate tutti a seguirli, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Codice sconto qua sotto, ciao.